Ciao ragazzi, bentornati su YouTube. Oggi tempo di retrospettive. In questo in particolare parliamo di death metal oggi e parliamo di death metal con uno dei gruppi più famosi della storia del genere. Stiamo in America e non parliamo però di death floridiano, ma parliamo degli Incantation. D'altronde l'ultima retrospettiva che abbiamo fatto in ambito death metal era quella sugli Immolation, per cui mi sembra giusto andare a parlare degli altri Ation. E quindi eccoci, stiamo parlando degli Incantation che nascono nel 1989 nel New Jersey, attorno alla figura di John McEntee, che dopo milioni e milioni di cambi di line-up in tutti gli anni degli Incantation, rimane di fatto il pilastro della band e lo sarà sempre di più. Dopo la formazione, subito dopo, praticamente McEntee si trasferisce in realtà in Ohio e comunque già nel 1990 arrivano sostanzialmente i primi demo, un demo di rehearsal del 90, poi sempre nel 1990 c'è il demo numero 1, rilasciato in maniera assolutamente indipendente, dove troviamo tra l'altro dietro al microfono il celebrissimo Will Raymer dei Mortician, che li accompagnerà fino al demo successivo, Entrapment of Evil, che usciva sempre nel 90 per la Seraphic Decay, mentre nel 91 finalmente gli Incantation arrivano alla Relapse con il singolo sostanzialmente Deliverance of Horrific Prophecies e Profanation, dove troviamo in realtà già quello che sarà per certi versi il cantante storico della band, quello che ha cantato sui primi lavori, ovvero il mitico Craig Pillard. E quindi cosa succede? Mancherà pochissimo affinché ormai i tempi sono maturi e quindi oltre a John McEntee e Craig Pillard, loro poi si aggiungono, anche se in realtà già c'era, ad esempio, Ronnie Deo e Jim al basso e Jim Rowe alla batteria. E quindi con questa formazione, che in quel momento appariva tutto sommato abbastanza stabile, gli Incantation approdano a Relapse una volta per tutte e quindi sono pronti per rilasciare il primo full della band, che è lo storico. In realtà non ci sarebbe nemmeno davvero da parlarne, però ne parliamo comunque perché stiamo parlando davvero dello storico Onward to Golgotha. E quindi il 1992, l'anno in cui Pillard, Rowe, Deo e McEntee riescono a rilasciare il loro full d'esordio, ormai celeberrimo Onward to Golgotha. Parlato tantissimo e se ne parlerà per sempre di Onward to Golgotha, uno di quei lavori assolutamente imprescindibili per capire lo sviluppo del death metal in America, perché mentre in quegli anni già il Florida Sound imperversava, con i Morbid Angelic, i Malevolent Creation, i Deicide, eccetera, eccetera, e andavano comunque a costruire un sound con delle coordinate abbastanza chiare, seppur declinandole in maniera molto diversa fra loro. Dall'altra parte, avevamo band come Incantation, o Immolation, che ci proponevano un death metal che era, perlomeno forse all'inizio, un po' meno tecnico, più improntato su una serie di più improntato su un'oscurità sostanzialmente di fondo, più sporco, più bastardo, anche a volte più difficile da codificare, ecco. Quindi è da una parte anche l'esordio degli Immolation, no? Con Dawn of Possession, va di fatto di pari passo con l'esordio degli Incantation. Ma voi dite, che cazzo c'entrano? Sono bene o male due approcci relativamente abbastanza diversi. Sì, è vero, è vero. Però se voi fate caso, ad esempio, alle decelerazioni che sentiamo in Onward to Golgotha, si sentono invece gli Immolation nei pezzi un pochettino più quadrati, in un certo modo di
interpretare anche gli armonici artificiali, si sente qualche cosa di Dawn of Possession. Questo poi andrà a perdersi, però è una concezione mia, questo è un mio pensiero. Quello che comunque è importante ricordare di Onward to Golgotha è che è un fottuto capolavoro, è un disco, boh, un disco devastante, un disco di un'oscurità incredibile, un disco marcio, un disco caotico, però è un caotico che non sfocia nella cacofonia fine a se stessa. È un bene o male, l'ascoltatore capisce tutto quello che sta succedendo. Magari è un po' il lavoro degli strumentisti, è velato, ecco, da una marcescenza di fondo indubbia, però in ogni caso il riffing è sempre salvaguardato, si capisce bene tutto sommato quello che fanno tutti gli strumentisti, e quello che fanno è un cazzo di miracolo oscuro, perché era raro trovare band così marce, così miasmatiche anche in quegli anni, e gli Incantation hanno rappresentato davvero l'ala più estrema, più sporca, più difficile anche appunto, no, da codificare con Onward to Golgotha. Però ragazzi, rimane il fatto che beh, e soprattutto secondo me, ecco, questo Onward to Golgotha spara tutte le cartucce migliori, soprattutto alla fine del disco, con una Christening the Afterbirth, Immortal Cessation, Profanation, Deliverance of Horrific Prophecies, sono delle robe allucinanti, perché comunque quando tirano sono dei mostri, sono mostruosi proprio, sono di una ferocia e anche di una primitività, di un'istintività incredibile. Ma anche durante le decelerazioni ti spaccavano, davvero ti prendevano a martellate. Blasphemous Cremation è un classico, ma è tutto un classico in questo disco di fatto, no? Un disco epocale che ha segnato di fatto una strada e che basta, è la storia del death metal, per cui non si può parlare di death metal senza essere passati per Onward to Golgotha. Vabbè ragazzi, qua si parla di storia del death metal, perché nel 1994 Jim Rowe, Craig Pillard, Dan Camp e John McEntee rilasciano sotto Relapse un disco come Mortal Throne of the Nazarene. Questo è uno dei miei 10 dischi preferiti di sempre all'interno del genere. Voi direte, e sti cazzi? Sì, e sti cazzi, per carità. Però insomma, giusto per dirvi quanto questo lavoro per me sia importante, quanto io sia legato a questo lavoro, che è un lavoro monolitico, è un lavoro grosso, imponente, è davvero una montagna di bitume che ti cade addosso e ti seppellisce vivo. Non cambia poi tantissimo rispetto a quanto sentito nell'esordio. La differenza sta forse un po' a livello di suoni, però effettivamente è come se la proposta della band si fosse fatta più sulfurea, e meno immediata anche rispetto a Onward to Golgotha, che era più dritto. Tiravano come dei dannati, tiravano un bel treno in faccia. Qua invece ogni tanto i tempi tendono a rallentare maggiormente, e ci si muove anche durante questi rallentamenti, ci si muove in una maniera diversa rispetto a quella che potevano fare, ad esempio, gli Immolation, dei primi lavori, cioè di Dawn of Possession sostanzialmente, perché in Onward to Golgotha si notava questa cosa qui, andavano un po' di pari passo. Qua invece i rallentamenti diventano davvero, davvero angoscianti, paludosi, si staccano dalla lezione dell'Immolation a favore di un doom davvero asfissiante, asfissiante. I rallentamenti davvero ti tritano le ossa, in polvere finissima. I blast comunque funzionano come sul primo lavoro, alla grandissima.
Insomma, abbiamo otto pezzi che sono micidiali, delle bordate incredibili, sia che si tiri sia che si rallenti. E comunque abbiamo una Blissful Bloodshower che sono praticamente 50 secondi di delirio totale, ma delirio totale. Oppure una Abolishment of Immaculate Serenity che chiude la voce in maniera epicamente oscura. Oppure il super classico dei Ibex Moon. Ma di cosa dobbiamo. C'è qualcosa. C'è rimasto davvero qualcosa da dire su un pezzo come Ibex Moon? Secondo me no. Demonic Incarnate apre il disco con un torrente, un fiume di cadaveri che ti passa davanti. Non ce n'è, non ce n'è, non c'è una nota sbagliata, non c'è un pezzo fuori posto in uno di quelli che, in uno di quei dischi che davvero è il capolavoro, uno dei capolavori assoluti del death metal degli anni 90, ma rimane comunque tuttora uno dei motivi per i quali gli Incantation verranno ricordati, uno dei motivi che ha portato gli anni a venire ad avere tante, tante di quelle band che hanno ripreso il sound degli Incantation, tanti cloni, eccetera, eccetera, ma tutti questi cloni non sono mai, mai riusciti. Alcuni hanno fatto degli ottimi lavori, va detto, ma non sono mai riusciti a raggiungere l'intensità, la depravazione, la blasfemia di un disco come Mortal Throne of the Nazarene. Poco tempo dopo uscirà Upon the Throne of Apocalypse, che conterrà gli stessi pezzi praticamente di Mortal Throne of the Nazarene, ma invertiti e con una produzione diversa, nel senso che dovrebbe essere più o meno un rough mix o qualcosa del genere. Adesso non mi ricordo bene, però non ne stiamo a parlare perché è inutile. E di fatto, appunto, Mortal Throne capovolto. Quindi ragazzi, Mortal Throne e Nazarene è un capolavoro, è un disco che non può mancare nella collezione degli amanti del death metal e basta, se non lo avete è un bel problema perché vi manca un tassello fondamentale per capire il death metal americano, ok? Per cui mi raccomando, recuperatelo subito se non lo avete mai, se ancora siete rimasti indietro. Ne parlo brevemente, comunque nel 1997 esce l'EP The Forsaken Morning of Angelic Anguish, che boh, è importante in realtà per un semplice motivo, è l'ultimo lavoro dove troviamo lo storico Craig Pillar dalla voce, che poi abbandonerà gli Incantation, ma comunque continuerà a militare nel death metal, perché ad esempio già 2 anni dopo uscirà con il bellissimo lavoro di Disciples of Mockery, Prelude to the Apocalypse, un disco eccezionale, e poi andrà a formare soprattutto qualche anno dopo i Disma, che usciranno poi nel 2011 con l'eccellente, eccellente Towards the Megalith, un gruppo che sì, dove si sentivano sicuramente ancora gli Incantation, ma venivano comunque mescolati con un po' di sano death metal finnico, made in Finland, comunque un gran lavoro. Non c'è moltissimo da dire di Forsaken Morning of Angelic Anguish, ci sono dei pezzi nuovi che sono nel complesso buoni, ma che poi verranno anche ripresi, se per questo, anche nel disco successivo. Ci sono dei rimaneggiamenti di alcuni pezzi vecchi e un EP sostanzialmente di transizione, un classico EP di transizione. Abbiamo la cover dei Death con Screaming Bloody Gore. Si lascia ascoltare bene, è un prodotto comunque di qualità, non è buttato lì tanto per comunque. Si nota nei pezzi nuovi forse una tendenza a pulire i suoni, a ripulire il riffing, a renderlo anche un po' più intelligibile, cosa che troveremo poi effettivamente sviluppata in maniera migliore, ancora più credibile, nel terzo full length della band di cui andiamo a parlare praticamente subito. Ok, quindi arriviamo al terzo album, Diabolical Conquest, che esce nel 1998 sotto Relapse. Primo full praticamente senza Craig Pillard, che in questo caso viene sostituito da Daniel Corciado e che fa in realtà un lavoro assolutamente egregio. Daniel Corciado, che ricordiamo, nei The Chasm, nei Damned Cross, nei Cenotaph, e poi di recente. Negli ultimi anni in una band heavy metal, di puro heavy metal,
chiamata Acerus, che ha fatto l'ultimo disco che secondo, se non mi ricordo male, è uscito nel 2020, che si chiamava The Tertiary Rite. Tra l'altro un gran bel lavoro di puro heavy metal, dalle venature US Power. Comunque vabbè, questo è un altro discorso. Qui abbiamo Daniel Corciato che fa un lavoro assolutamente egregio, ha un grandissimo growl e cosa succede? Succede che Diabolical Conquest è di fatto il terzo capolavoro di seguito della band. E cosa ci dimostra in realtà? A parte il fatto che comunque sicuramente negli anni 90 gli Incantation erano assolutamente in palla, ci dimostra tra l'altro una cosa importante che molto spesso viene sottovalutata, nel senso che si tende a dire che gli Incantation hanno sempre fatto dischi fotocopia, ma questo in realtà è vero fino a un certo punto, perché comunque i primi tre dischi sono tre dischi che non dico che sono sensibilmente diversi l'uno dall'altro, ma in ogni caso hanno delle sfumature che li rendono perfettamente riconoscibili. In questo caso, Diabolical Conquest va a pulire i suoni, va a rifinire il riffing, va ad aumentare le dinamiche, va ad aumentare anche un po', le sovrastrutture all'interno dei pezzi, e quindi viene fuori quello che per il momento diventa il loro disco più tecnico, dove tecnico non significa certo che si sono messi a fare le robe piri piri, ma significa semplicemente che un po' il riffing è diventato un pochettino più elegante, dove elegante non significa che è diventato elegante. Non so se capite quello che voglio dire, però insomma, quindi viene fuori davvero l'ennesimo terzo capolavoro di seguito per la band, con dei brani micidiali, cioè la tripletta iniziale fa paura, con Impending Diabolical Conquest, Desecration, Disciples of Blasphemous Reprisal, ma quello per cui comunque tutti ci ricordiamo assolutamente Diabolical Conquest è il finale con quel pachiderma, quel monolite nero e inscalfibile che è Unto Infinite Twilight e Majesty of Infernal Damnation. Una roba che è davvero l'angoscia trasposta in musica, il male puro trasposto in note, un disco comunque questo qua che è micidiale, non, secondo me è uno di quei lavori che non possono assolutamente mancare nella collezione di ogni buon dester che si rispetti, così come tanti altri lavori degli Incantation, un disco che comunque fa notare la notevole maturazione della band nel songwriting in questi anni. Questo non significa chiaramente che i due dischi precedenti non fossero belli, anzi no, l'ho già detto, è il terzo capolavoro di seguito, però laddove in Onward to Golgotha amavamo questa proposta così, così chiusa in se stessa, così accartocciata, così palustre, così sporca, così senza compromessi, e laddove in Mortal Throne of the Nazarene lo andavamo ad apprezzare per questi suoni ancora più probabilmente più sulfurei, più zozzi, più claustrofobici, questo Diabolical Conquest lo apprezziamo invece per dei suoni sicuramente più aperti, che ci permettono di godere anche appunto di più della maturazione della band, perché è indubbia questa cosa qua. Per cui ragazzi, Diabolical Conquest è un cazzo di discone, e che niente, se non lo conoscete, sono cazzi vostri. Il 2000 si apre con il quarto full length degli Incantation, che prende il nome di The Infernal Storm, con un nuovo cantante dietro al microfono, perché abbandona Corciato, e al suo posto abbiamo Mike Sykes, che fa in realtà comunque anche lui un ottimo lavoro, un gran bel cantantone, con ancora una volta una voce super, super grossa, super purulenta, per cui tutto il posto giusto. Non è che cambia poi granché all'interno della proposta degli Incantation, rispetto a sì, ciao, rispetto a Diabolical Conquest. Se non che il disco forse appare, allora, non è ai livelli di Diabolical Conquest, che comunque era appunto il terzo capolavoro di seguito per la band, però in realtà è un gran bel lavoro, è un ottimo disco di death metal, made in Incantation, che appare un po' più diretto, un po' più terra terra, con dei pezzi sicuramente più contenuti anche a livello di minutaggio,
ma comunque con un riffing di alta scuola, nel senso che il riffing nel complesso va a seguire un po' quello che veniva già fatto nel disco precedente. Comunque ne esce un disco che è di assoluto livello, con dei pezzi micidiali. La doppietta che apre il lavoro, in particolare con Ennoin The Chosen e Extinguish Salvation, hanno una serie di riff assolutamente da capogiro, ma roba davvero di altissima scuola. Quindi gli Incantation ci propongono un lavoro che sì, per la prima volta non è un capolavoro, però che comunque mantiene inalterate quelle che sono le mantiene alterato il trademark della band e la rende sempre e comunque assolutamente credibile. Un disco che si lascia ascoltare molto facilmente, che scivola bene e comunque riesce in ogni caso a colpire duro con un lotto di brani comunque di grande impatto. È un disco di grande impatto questo, The Infernal Storm, perfetto sotto certi punti di vista, nel senso che comunque fa quello che deve fare, porta avanti il discorso della band in maniera assolutamente coerente, nonostante ci siano ormai tanti, tanti, ci siano già tanti cambi di line-up, sempre dietro il microfono, tra l'altro. Ciò nonostante, gli Incantation proseguono bene, proseguono alla grande, sembra che nessuno li possa fermare. Sono un folle treno in corsa, diretto negli abissi dell'inferno, ed Infernal Storm è proprio questo. Un treno micidiale che ti piglia in faccia e ti travolge e tu non ci puoi fare niente se non dire sì, fatemi male. Quindi, The Infernal Storm, quarto full length per la band e quarto centro in ogni caso per gli Incantation. Il 2002 è quindi la volta di Blasphemy, il mai troppo lodato Blasphemy, che ha una copertina un po' del cazzo. Secondo me, però, tutto sommato in realtà è un grandissimo lavoro ancora una volta per gli Incantation. Primo full con la voce di McEntee, con McEntee dietro il microfono, e da quel momento, dal 2002 fino ad oggi, McEntee il microfono non lo lascerà più, diventando ormai effettivamente il vocalist, il vocalist che è rimasto di più dietro al microfono nella storia di Incantation, ma di fatto ormai è, come dire, McEntee è il pilastro degli Incantation dall'inizio alla fine. Detto questo, entra al basso Joe Lombard, che rimarrà praticamente dal 2002 fino al 2010, finché non morirà suicidandosi sostanzialmente. Tempo di registrare l'EP, il singolo Scapegoat, e poi ci lascerà. Com'è questo Blasphemy? È un disco oscurissimo, è un cazzo di pantano, è una roba che ti piglia e ti trascina giù nel bitume e nel fango. È un disco, secondo me, anche ben più cupo, anche in un certo senso un po' più cerebrale rispetto ad Infernal Storm, che era invece più diretto, più compatto. Qui gli Incantation si prendono i loro tempi e imbastiscono uno spettacolo delirante e inquietante di puro death metal. Poi sono sempre gli Incantation, per cui non è che cambiano cazzo, sono sempre loro, sono sempre uguali a loro stessi, eppure riescono sempre a mettere quella punteggiatura un po' diversa che cambia il testo e rende comunque Blasphemy un disco, secondo me, assolutamente da avere per gli amanti degli Incantation, da avere per gli amanti del vero fottuto death metal. E basta, tutto qua. Blasphemy, comunque, il problema di Blasphemy è questo, che se ne parla sempre poco. Poi ci sono dei grandi fan di questo lavoro, come è giusto che sia, perché si tratta davvero di un lavoro di alto, alto livello. E dopo questo, infatti, faranno un paio di dischi non male, assolutamente non male, ma di sicuro non a questo livello, per poi riprendersi più avanti, ma adesso ne andiamo a parlare. Per cui Blasphemy non è assolutamente da sottovalutare, è da rivalutare e da ascoltare con timore e tremore. Allora, Decimate Christendom 2004, siamo sotto Listenable. È un disco al quale io rimango nel complesso sempre molto, come dire, affezionato.
scusate, perché rimango affezionato? Perché in realtà questo è stato effettivamente il primo disco che ho acquistato della band, non il primo che ascoltai, perché il primo che ascoltai fu Diabolical Conquest, che me lo prestò un mio caro amico dei tempi. Però ecco, pur The Same Christendom, pur non essendo uno di quei lavori incredibili da tramandare ai posteri, io lo ascolto sempre con grandissimo piacere, perché in realtà è un bel lavoro, è un lavoro con dei bei riff, è un lavoro cazzuto, è un lavoro diretto, molto diretto, con pochi fronzoli, però con i riff giusti, con dei bei brani. The Same Christendom, che apre il disco, lo apre molto bene. Oath of Armageddon è un bel pachiderma, ad esempio. La doppietta Blaspheme the Sacraments e Merciless Tyranny, ad esempio, funzionano alla stragrande. È un disco figo, è un disco figo, perché comunque in ogni caso i suoni sono quelli giusti, McKinty spacca come al solito, e non so nemmeno più cosa dire, perché poi alla fine gli Incantation sono sempre i soliti, cambiano poco, qua forse sono leggermente più puliti del solito, anche a causa della produzione, però non dà fastidio, non va a intaccare comunque l'aura blasfema, l'aura stronzissima che si portano sempre dietro gli Incantation. È un disco comunque abbastanza fruibile, che va giù bene e che si codifica molto, molto, molto più in fretta di altri loro lavori, anche di alcuni lavori che poi verranno dopo. E quindi è uno di quei dischi da sparare al massimo volume. Me lo sono riascoltato proprio in vista della retrospettiva, no? Un ripasso lo tento sempre a farlo. E me lo sono goduto davvero come è stata la prima volta, anzi, probabilmente di più, perché io comunque non ero abituato a quel suono, a quel tipo di approccio, quando ascoltai la prima volta gli Incantation. Adesso ci sono molto più abituato e insomma va bene così. Però insomma, secondo me è un bel lavoro, un disco anche un po' da rivalutare, perché di solito degli Incantation si parla sempre di altro, si parla molto di più ad esempio di un Blasphemy, chiaramente, che sì, probabilmente è superiore, anzi è superiore, però insomma anche The Same Christendom secondo me è un gran bel lavoro. E quindi nel 2006, con una precisione come al solito svizzera, tornano gli Incantation per dare un seguito a The Same Christendom. Il suo successore prende il nome di Primordial Domination, che è un disco che nel complesso non ne sto a parlare tantissimo, non c'è moltissimo da dire, però è un disco che in linea di massima segue in maniera quasi pedissequamente quanto sentito su The Same Christendom, se non al limite abbassa. E cosa fa al limite? Abbassa ulteriormente un po' i giri. È un disco sicuramente più monolitico, più dumeggiante, più sporco anche per certi versi. Secondo me non vale The Same Christendom, parliamoci chiaramente, però nel complesso è un buon lavoro, un disco, uno di quei dischi che ascolti tutto sommato fila liscio, però è anche vero che lascia poco. Ci sono dei buoni momenti come in Nailed Babylon, in Conquered God, Doctrines of Reproach è fantastica, cioè la band insomma, anche i lavori di maniera comunque qualche cosa lo riescono a dire nel complesso, rimangono sempre credibili, però c'è poca carne al fuoco. È un po' sempre la solita roba, un po' riarrangiata in chiave effettivamente un po' più doom, un po' più lenta, un po' più pachidermica, ma tutto sommato siamo sempre lì. Rimane un buon lavoro, assolutamente. Lo acquistai all'uscita e lo ascoltai anche abbastanza. Chiaro che non lo ascolto poi tantissimo all'interno della discografia della band, tendo poi ad ascoltare altro, però in ogni caso un passaggio per Primordial Domination mi sembra sempre corretto farlo. Ma voi ve lo ricordate il 2012? Il 2012 erano tutti a parlare di Incantation che finalmente tornavano, perché erano tutti ad aspettarli. Perché? Perché in realtà erano passati ben 6 anni dall'uscita del loro ultimo full, che era appunto Primordial Domination, che era stato accolto così così, dai,
Però ecco, quindi arriva questo Vanquish in Vengeance e persino io, che non faccio praticamente mai, e dico mai, quasi mai pre-order, a questo giro lo feci e mi presi pure la maglietta. Perché? Perché a sto giro davvero gli Incantation promettevano molto bene, già con i pezzi che fecero d'anteprima, e quindi sembrava davvero che gli Incantation stessero per tornare con un lavoro di gran livello. Cosa che di fatto questo Vanquish in Vengeance è: primo full della band con Alex Brooks alla chitarra, ad affiancare appunto sempre il solito John McEntee, Alex Brooks che trovavamo Agorafobia, e poi dopo un po' di anni troveremo in Forze Annihilation, un disco importante nel complesso perché davvero segna il ritorno. Dopo tanti anni, in mezzo ci fu quel piccolo mini singolo Scapegoat, che era già un buon lavoro. Poi in mezzo, fra il 2006 e il 2012, uscì Blasphemous Creation, che conteneva il rock mix di robe dei tempi sostanzialmente, di alcuni, cioè, insomma, di alcuni pezzi di Onward to Golgotha, vabbè, amen, roba da collezionisti, chi cacchio se ne frega. Però insomma, quindi stavamo tutti ad aspettare il comeback su Full, e il Full funziona alla grandissima. Perché? Perché abbandona un po' quel sound più monolitico, più dumeggiante che trovavamo in Primordial Domination, per un approccio sicuramente più feroce, più veloce e dinamico, tant'è che secondo me in Vanquish and Vengeance si recuperano una serie di dinamiche che facevano già a capo di un Diabolical Conquest. Non torniamo chiaramente ai livelli di Diabolical Conquest, però il disco funziona alla grandissima. Ci sono una serie di mazzate come davvero cazzute, allo stesso tempo comunque non si sacrifica nemmeno troppo la parte più atmosferica, più asfissiante, con i pezzi ad esempio più lunghi come Profound Loathing o Legion of This, che chiude il disco in maniera assolutamente angosciante. Poi per il resto ci sono gran belle mazzate come Invoked Infinity, che apre il disco. Anche Aurus Pex funziona alla grandissima. Un disco che non ha cali, un disco che viaggia davvero bene, fra mazzate incredibili e passaggi chiaramente un pochettino più paludosi. Ha una produzione secondo me forse un po' troppo pulita, sicuramente più pulita rispetto a quello a cui ci avevano abituato, però nel complesso non dà nel complesso fastidio. Quindi un comeback davvero esaltante da parte di una band che sicuramente non si era persa come altre band di coetanei, però una band che comunque si stava un po' forse sedendo. E invece anche forse probabilmente grazie all'arrivo di Wooks all'altra chitarra, tira fuori un disco davvero davvero gagliardo, un disco che assolutamente non si può mettere in discussione, e avercene davvero di ritorni come questo Vanquish in Vengeance. Il successore di Vanquish in Vengeance lo succede di appena 2 anni, quindi siamo nel 2014, ed è appunto la volta di Dirge of Elysium. Mentre Vanquish in Vengeance è stato accolto benissimo e tuttora se ne parla molto molto bene, la stessa cosa non avviene per Dirge of Elysium, ed è un peccato secondo me, perché in realtà Dirge of Elysium non è né meglio né peggio di Vanquish in Vengeance, è assolutamente allo stesso livello. Per me questo lavoro è l'ultimo grande, grande, grandissimo lavoro degli Incantation. Semplicemente cosa fa? Prende una via diversa rispetto a Vanquish. Laddove il predecessore andava a recuperare, come abbiamo detto, alcune cose vecchiotte, quindi anche alcune dinamiche di un disco come Diabolical Conquest, e quindi ci proponeva degli incantation belli diretti, cazzuti, anche più veloci, molto più veloci rispetto al recente passato. Dirge of Elysium va da un'altra parte, e quindi va ad esplorare in maniera massiccia il lato più oscuro, più tenebroso, più palustre, più morboso, più asfissiante e angosciante degli Incantation, un lato che è sempre esistito, sin dai primi lavori, sia chiaro.
ma che su Dario Elysium viene riportato alla luce o alle tenebre in realtà, e lo fa e viene fuori davvero un disco che è monolitico, pesantissimo, meno veloce del predecessore, nonostante comunque la brutalità, ovviamente, giustamente, la violenza non manchi, però lo fa attraverso delle melodie sinistre, agghiaccianti, gelide. Lo fa attraverso armonizzazioni diaboliche, lo fa attraverso pattern ritmici anche magari un pochettino più contenuti, quindi ci sono passaggi decisamente più pachidermici che in Vanquish in Vengeance. Ciò nonostante rimane comunque un lavoro molto vario, molto ben concepito, prodotto perfettamente. I suoni sono migliori, ad esempio, secondo me, di quelli di Vanquish, ed è sicuramente un lavoro che necessita più ascolti rispetto al predecessore, anzi ai predecessori, a molti predecessori. Servono più ascolti perché è un lavoro più cerebrale, meditabondo, e anche strutturato. Ci sono una serie di sovrastrutture nei brani che comunque necessitano di ascolti attenti per essere apprezzati in fondo, ma una volta che comunque si è entrati in questo lavoro è come essere davvero risucchiati in un buco nero e quindi non puoi fare ritorno, perché una volta che tu entri nell'orizzonte degli eventi sei fottuto, e questo disco è l'orizzonte degli eventi, e il disco funziona bene, sono tutti bei brani, ma quello che davvero rende Dirge of Elysium una roba mostruosa è la conclusione, con quei 16 minuti devastanti di Elysium. Devastanti in che senso? Devastanti per il corpo, ma soprattutto per l'anima, perché è una suite mostruosa che ti porta in un'altra dimensione e ti rendi conto per l'ennesima volta di quanto grandi sono gli incantesimi, di quanto grandi sono Mackinty e Soci nel costruire queste architetture sghembe, dove sembra che non esista la melodia, ma la melodia esiste e come in questo lavoro, eppure è una melodia coperta da reale malvagità, dall'oscurità, e quindi non dà mai fastidio, e quindi non è mai fuori luogo, e quindi è in realtà un valore aggiunto ai pezzi. Tutti i pezzi hanno un loro perché, tutti i pezzi funzionano alla stragrande, e quindi ragazzi, Dirge of Elysium per me è un discone assoluto, sicuramente uno dei migliori che hanno fatto nella seconda parte della carriera, e basta, e basta, va assolutamente, secondo me, riscoperto, rivalutato un po', perché ogni tanto leggo cose brutte su Dirge of Elysium e piango forte in camera mia al buio stringendo il cuscino, invece no, questo è un grandissimo lavoro. È l'ultimo grande lavoro degli Incantation. Però ragazzi, non mi dovete fraintendere, quando dico che Dirge of Elysium è l'ultimo grandissimo lavoro degli Incantation, non fraintendetemi, non voglio dire che i due lavori venuti dopo non siano dei buoni lavori, assolutamente no. E adesso vi spiego anche il motivo. Passano 3 anni, siamo quindi nel 2017, ed è la volta di Profane Nexus, ancora una volta accompagnato da una grandissima copertina di Eli Rancantor e ancora una volta sotto le Labs. Allora, cosa succede adesso? Succede che gli Incantation si siedono un pochettino e ci propinano un disco che funziona, un disco piacevole, un disco che scorre bene. Non è un disco che si può ritenere di certo brutto e nemmeno sufficiente o mediocre. È un buon lavoro, è un lavoro che va, secondo me, anche a ripescare alcune cose, no? Ci riporta degli intention molto equilibrati, in realtà, che pestano, che danno spazio alle atmosfere, cioè è tutto al posto giusto, pure troppo. È un disco che va forse a riprendere alcune cose per strutture, per attitudine, a me fa sempre pensare un po' a un Inferno da Storm, non è chiaramente ai livelli di Infernal Storm, non è così ficcante, non è così penetrante, però l'idea, non lo so, lo associo sempre a quel disco sostanzialmente, e quindi è un buon lavoro con una serie di pezzi che funzionano alla grande, però l'impressione è che sia un lavoro di maniera, un lavoro dove Mackinty e Soci hanno puntato sul sicuro. E quindi è un lavoro che stupisce poco, e quindi è un lavoro dove viene a mancare l'effetto sorpresa,
Mentre l'effetto sorpresa, secondo me, nei due precedenti c'era, perché Vanquish in Vengeance l'effetto sorpresa era davvero wow, perché dopo 6 anni tornavano sulle scene, e tornavano sulle scene con un discone. Dojo of Elysium ci presentava gli incantation più stronzi che mai, più oscuri che mai, e invece questi con Profane Nexus mescolano un po' le cose, ma senza proporre nulla di particolarmente memorabile. Detto questo, i pezzi funzionano, sono piacevolissimi. Muse, Rhapsody of the Locust aprono il disco benissimo, cioè è davvero un disco dove non è facile trovare. Cioè, Incantation non ha mai fatto brutti lavori, secondo me non sono assolutamente in grado di farli, però ecco, sicuramente questo Profane Nexus non è uno di quei lavori da cui partire per conoscere la band se si è assolutamente vergini degli Incantation. Gli altri lavori sono decisamente meglio, però insomma dobbiamo comunque tener conto di parlare di una band che è in giro dai primi anni 90 e quindi insomma ha voglia a arrivare comunque dopo tutti questi anni a mantenere comunque una credibilità di base che è indiscutibile, e quindi, ed è questo che si chiede alle band di veterani: i capolavori li hanno già dati, meglio lo hanno già dato, l'importante è rimanere credibili, altrimenti tanto vale mollare, cosa che molte band non capiscono. Per cui Profane Nexus, un buon lavoro, niente di più, niente di meno. E arriviamo quindi al 2021 con l'ennesima bella copertina di Eliran Cantor che ci presenta Sect of Vile Divinities. Ripeto, rischio qua di ripetermi, verrebbe da dire quasi praticamente le stesse cose che ho detto per Profane Nexus. Questo è un altro disco di maniera, è un disco confezionato benissimo, prodotto benissimo, non c'è assolutamente nessun problema a livello formale, ma secondo me nemmeno contenutistico. Però di fatto è un altro Profane Nexus. L'unica cosa che cambia, secondo me, è che gli Incantation non sono mai stati così radiofonici, che fa ridere come parola se parliamo di Incantation. Quindi cos'è? Si sono messi a fare le robe ipermelodiche? No, sono sempre gli Incantation. Però effettivamente è un disco di immediata lettura, è un disco estremamente accessibile. È il disco più accessibile che hanno fatto nella loro carriera, che scorre alla grande, con delle buone concessioni di melodie, c'è cioè una grande in realtà, attenzione alla melodia, però bah, e basta, cioè questa sarebbe l'unica variazione sul tema di un disco che poi di per sé a livello di struttura, a livello di riffing, ripercorre in maniera assolutamente coerente quello che è stato fatto sul disco precedente. Per cui, ripeto, quello che è stato detto poi su Profane Nexus vale al 100% anche per Sect of Vile Divinities, un disco buonissimo, della giusta durata, che non annoia, che non fa in tempo ad annoiare, giustamente, e che ci presenta gli Incantation davvero più leggeri. Mi viene da dire questo, fa ridere, ripeto, parlare di leggerezza, di melodia, di fruibilità, eppure la prima volta che ho sentito questo disco io ho avuto sempre questa impressione qua. E non è un male, non è un male, perché comunque non è che si sono svenduti, no, o ammorbiditi, è semplicemente un approccio forse più attento a certe cose rispetto ad altre, rispetto al passato, ma va bene così. Detto questo, anche in questo caso non è un capolavoro e non è assolutamente ai livelli di Vanquish o Dorge, senza andare a scomodare i primi capolavori. Per cui ragazzi, con Sect of Vile Divinities si conclude questa retrospettiva dedicata a Back in T e Soci. Come solito, sono curioso di sapere la vostra sulla band, quali sono i dischi che vi piacciono di più, quali sono quelli che magari non sopportate. Ditemi un po' la vostra nella sezione commenti, sia sotto al video, sia sulla pagina Facebook. Per il resto, condividete, mettete like, postate, non c'è assolutamente problema. E se non l'avete mai fatto, iscrivetevi al canale. Ancora una volta, grazie per essere stati con me, ascoltare i miei cazzo di vaneggiamenti su YouTube. Ciao ancora da YouTube.